Paolo Trancassini, ne ha facoltà. Prego. Sì, grazie Presidente. Beh, insomma, non può passare l'ennesima richiesta di fiducia senza che questa opposizione faccia notare e sottolinei la totale assenza di confronto politico che si arricchisce ogni giorno di capitoli inaspettati. Perché vede Presidente, noi in questa, su questo argomento così delicato, così diciamo dal quale la nazione si aspetta tante risposte che tardano ad arrivare come il PNRR, non solo poniamo l'ennesima richiesta di fiducia che devo dire Ministro D'Incà sta polverizzando tutti i precedenti record di questa Repubblica, ma andiamo oltre con l'assenza totale di lavori in commissione. Io Presidente credo che questo sia un fatto molto grave, un precedente gravissimo. Noi siamo stati chiamati giovedì ad andare in commissione senza il testo. Come sia possibile che una democrazia parlamentare, così ama definirsi chi utilizza questo diciamo questo termine per governare ogni volta che perde le elezioni, beh, in una democrazia parlamentare si convoca una commissione e senza testo si chiede appunto ai commissari di esprimersi. Siamo passati dalla farsa e dalla rappresentazione inutile e siamo passati al mimo, cioè non avere la possibilità di parlare e di avere un minimo di confronto. Questo credo che sia un fatto molto grave, così come io ho denunciato già stamattina, ma glielo ripeto Presidente, io denuncio il fatto che sta diventando prassi parlamentare la pessima abitudine dei segnalati. Non c'è nei regolamenti parlamentari traccia di dover segnalare gli emendamenti. C'è un precedente, sono i precedenti per la legge di bilancio, ogni decreto di questa era draghiana, ogni provvedimento ci viene richiesto di fare i segnalati. Questo è un altro modo per censurare, per castrare il confronto politico e per sottrarsi. Per ultimo mi permetta di fare questa considerazione soprattutto ai colleghi plaudenti di questa ennesima richiesta. Guardi, deputato Trancassini, sono costretto a interromperla perché c'è troppa confusione, l'aula occorre che faccia il dovuto silenzio. Colleghi deputati, chi non è interessato ad ascoltare l'intervento del deputato Trancassini è pregato di allontanarsi e di proseguire le proprie conversazioni altrove. Colleghi, deputata Ligatini. Prego, può riprendere, grazie. Grazie Presidente. Volevo dire che oltre queste denunce, alle quali io, come l'ho detto stamattina, mi auguro che il Presidente Fico ci faccia quanto ci dia quantomeno una risposta, volevo aggiungere una considerazione nei confronti della maggioranza e di tutti i colleghi che insomma anche oggi hanno salutato con piacere questa richiesta di fiducia. Perché vede, è chiarissimo che il tentativo di non discutere in commissione, non venire qui, non confrontarsi, dimostra una grande debolezza da parte del governo nel confrontarsi con la nostra forma di opposizione. Ma la verità è che mentre Draghi incassa sistematicamente la fiducia della sua maggioranza, con tutte queste castrazioni del confronto, è lui che non dà la fiducia alla sua maggioranza. La verità è che Draghi non ha fiducia della sua maggioranza. È lui che evita di darvi spazio, è lui che evita di farvi parlare in commissione, perché sa perfettamente che vi dividereste immediatamente. E quindi siamo di fronte a un fatto, credo, molto molto grave, che per tenere la propria maggioranza la chiude all'interno di un contenitore dorato che è appunto il Parlamento e si tira a campare. Peccato Presidente che tiriamo a campare con il futuro dei nostri figli, perché oggi noi avremmo dovuto discutere del PNRR, i soldi che spendete voi e che pagheranno i nostri figli. Grazie.